Benvenuti nel mio canale Creando con i filati, il mio nome è Marinella. Il protagonista di questo progetto sarà il filato Prince di color nero. Ferri consigliati 6-8, uncinetto 5-7. Ha una composizione del 18% mohair, 9% poliestere, 25% acrilico e 48% poliamide. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 95 metri. Poi ci serviranno dei ferri del numero 6 e il numero 7, un ago da lana, dei marcapunti, un metro, un paio di forbici e un uncinetto numero 4. Nel caso in cui non vogliate utilizzare l'uncinetto, potete utilizzare i ferri circolari numero 4. Detto questo, vi lascio al tutorial. Dunque, per questo progetto ho utilizzato il filato Prince e i ferri numero 6 e 7 e l'uncinetto numero 4. Il consumo complessivo è di 300 grammi. La costruzione di questa maglia si realizza creando due pannelli identici e partiremo dalla parte inferiore. Con i ferri numero 6, per la taglia 42 dobbiamo avviare 60 maglie. Per la 44 64, per la 46 68, per la 48 72, per la 50 76, per la 52 80. 4 maglie in più per ogni taglia, che corrispondono a 2 cm. Quindi, avviate le maglie necessarie, andremo a lavorare in costa 1-1, per un'altezza di 10 cm, per poi proseguire per un'altezza di 32, a partire dalla fascia elastica fino a questo punto. Quindi, raggiunti i 32 cm, andremo a inserire le maglie per creare le maniche. In questo caso saranno 40 maglie per lato. E andremo avanti fino ad ottenere lo scalfo della manica. Quindi la mia altezza sarà di 18 cm. Terminato questo primo pannello, ne dobbiamo realizzare un secondo identico a questo. Dopodiché andremo a cucire le maniche e i fianchi. Terminate le cuciture, utilizzeremo l'uncinetto per rifinire lo scollo e le maniche. Se desiderate proseguire con i ferri, in questo caso sono più comodi quelli circolari, andrete a lavorare in costa 1-1 fino ad ottenere la lunghezza desiderata, sia per il collo che per le maniche. Quindi, al termine di questo progetto avremo una maglia lunga 50 cm x 48. Ovviamente queste sono misure che corrispondono alla taglia 42. Se avete qualche dubbio, non esitate a scrivermi sotto i commenti e vi risponderò il prima possibile. Detto questo, vi lascio al tutorial. Dunque, per questo progetto utilizzeremo i ferri del numero 6 e il filato Prince. Per la taglia 42 dobbiamo avviare 60 maglie, per la 44 64 maglie, per la 46 68, per la 48 72, per la 50 76, per la 52 80 maglie. Quindi per ogni taglia in più che andremo a realizzare dobbiamo aumentare di 4 maglie. Queste 4 maglie corrispondono più o meno a 2 cm. Avviate le maglie necessarie, iniziamo la lavorazione in costa 1-1, che sarebbe la fascia elastica. Iniziamo con un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio e andiamo avanti per tutto il ferro alternando questi due punti, un dritto e un rovescio.
Ho completato il primo ferro eseguendo la costa 1-1, quindi un dritto e un rovescio. In questo secondo ferro dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Ci ritroviamo con un dritto e lavoriamo un dritto. Abbiamo un rovescio e lavoriamo un rovescio. E procediamo in questo modo per tutto il ferro. Una volta terminato, dobbiamo proseguire con le maglie come si presentano fino ad ottenere un'altezza più o meno di 10 cm. Sono andata avanti per un totale di 16 ferri che corrispondono ad un'altezza di 10 cm. Arrivato a questo punto smetterò di lavorare in costa 1-1 e procedo con la maglia rasata, che si realizza un ferro col punto dritto e uno con il punto rovescio. Per dare un po' di più di morbidezza alla maglia cambierò i numeri dei ferri. Dal numero 6 passiamo al numero 7. E lavoriamo tutto il ferro col punto dritto. Completato questo ferro col punto dritto, procediamo con il secondo ferro col punto rovescio. Dunque, dobbiamo proseguire alternando questi due ferri, un ferro col punto dritto e uno col punto rovescio. E dobbiamo arrivare ad ottenere più o meno un'altezza di 30-32 cm a partire dal primo ferro. Io vado avanti e poi vi dirò quanti ferri ho realizzato. Dunque, ho proseguito per un totale di 33 ferri che corrispondono ad un'altezza di 32 cm a partire da questo punto fino alla parte inferiore. Arrivato a questo punto, procediamo con le maniche, quindi andrò a tagliare il filo. Dunque, tagliato il filo, prendiamo un altro ferro e mettiamo su 40 maglie che corrispondono alla manica. Avviate le maglie, procediamo con il corpo maglia. E lavoriamo tutto il ferro con punto rovescio. A questo punto facciamo un piccolo nodo. E procediamo per tutto il ferro col punto rovescio. Dunque, ho completato il corpo della maglia. Abbiamo avviato le prime maglie per realizzare la prima manica. Abbiamo proseguito con il corpo maglia, adesso procediamo con la seconda manica.
Per non confondervi, vi suggerisco di inserire questo marcapunti. E procediamo in questo modo fino ad avere un totale di 40 maglie. Dunque ho messo su le 40 maglie per realizzare la seconda manica. Arrivato a questo punto andremo a ripetere due ferri, un ferro col punto dritto e uno con il rovescio. In questo caso inizieremo col punto dritto e dobbiamo proseguire lavorando questi due ferri fino ad ottenere lo scalfo della manica. Nel mio caso sarà di 18 cm. Quindi andrò avanti fino ad ottenere un'altezza di 18 cm. In base alla larghezza dello scalfo manica dovete proseguire con i ferri di lavorazione. Ho proseguito per un totale di 26 ferri che corrispondono ad un'altezza di 18 cm. Se avete bisogno di uno scalfo un po' più lungo, basta proseguire con i ferri di lavorazione. Arrivato a questo punto, andrò a chiudere tutte le maglie. Facciamo un dritto, un secondo punto dritto e accavalliamo. Un dritto e accavalliamo e procediamo in questo modo fino al termine delle maglie. Ho completato il mio primo pannello. Arrivato a questo punto, ne dobbiamo creare un secondo identico a questo. Allora vi do alcune misure. Per quanto riguarda la larghezza è di 48 cm e poi se andiamo a stendere il pannello arriva quasi a 50 cm. La lunghezza della maglia è di 50 cm per una larghezza di 48 e la manica è lunga 35 cm. Terminati i due pannelli, andremo a terminare la lunghezza della manica. Detto questo, vi lascio al secondo pannello. Dunque, realizzati i due pannelli, possiamo pensare alle cuciture delle maniche e dei fianchi. Mi ritrovo con un totale di 140 maglie, compreso le maniche. Ho lasciato 47 maglie per manica e nella parte centrale 46. Quindi 47, 46 e 47. In totale fanno 140 maglie. La stessa cosa la dovete fare nel pannello posteriore.
Se volete uno scollo un po' più piccolino, basta lasciare meno maglie nella parte centrale. Allora, in centimetri sono da questo punto fino al secondo marcapunti 38 centimetri. Se desiderate uno scollo un po' più piccolo, basta lasciare meno centimetri nella parte centrale. Prese queste misure, procediamo con le cuciture. Ho completato tutte le cuciture, sia delle maniche che dei fianchi. Arrivato a questo punto andrò a rifinire il collo perché è abbastanza largo e voglio stringerlo un po'. Lo farò con l'uncinetto numero 4. Nel caso in cui vogliate utilizzare i ferri circolari e lavorare in costa 1-1, che sarebbe un dritto e un rovescio, sia del collo che delle maniche. Detto questo, andiamo avanti con l'esecuzione del lavoro. Inizio da un punto qualsiasi. Entro con l'uncinetto e realizzo direttamente una maglia bassa. E procedo per tutto il perimetro realizzando le maglie basse. Per non confondervi, vi suggerisco di inserire un marcapunti nella prima maglia. Ho completato il giro di maglie basse. A questo punto dovrei chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia. In questo caso lavoro direttamente una maglia bassa, dove abbiamo il marcapunti. E procedo con un secondo giro di maglie basse. Proseguo con un terzo giro di maglie basse. Dunque, dopo aver completato il terzo giro di maglie basse, sono andata avanti con il quarto. Arrivato a questo punto, chiudo il giro con una maglia bassissima. E possiamo tagliare il filo.
Ho completato il collo e in totale ho realizzato 4 giri di maglie basse. Arrivato a questo punto, procediamo con le maniche. Dunque iniziamo la manica dove abbiamo la cucitura del sottobraccio. In questo caso utilizzerò l'uncinetto numero 4. Per chi volesse proseguire con i ferri circolari, basta riprendere tutte le maglie e lavorare in costa 1-1. Iniziamo direttamente con una maglia bassa. E inseriamo il marcapunti. E andiamo avanti per tutta la circonferenza della manica realizzando le maglie basse. Ho completato il primo giro di maglie basse e non chiuderò con una maglia bassissima, ma realizzo direttamente una maglia bassa. E inseriamo il marcapunti che sta a indicare l'inizio del prossimo giro. Avviamo un secondo giro di maglie basse. Ho terminato il secondo giro di maglie basse, adesso avviamo il terzo dove andremo a creare delle riduzioni. Allora facciamo una maglia bassa e inseriamo il marcapunti. Mi ritrovo con un totale di 44 maglie basse. Andremo a realizzare 7 maglie basse e una riduzione per tutto il perimetro. E 7 e facciamo una riduzione, entriamo, prendiamo il filo e non chiudiamo. Maglia successiva, prendiamo il filo, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. E abbiamo creato la prima riduzione. Adesso procediamo con 7 maglie basse. Completate le 7 maglie basse, una riduzione. Entriamo, prendiamo il filo e non chiudiamo. Maglia successiva, prendiamo il filo, 3 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. E questa è la seconda riduzione e procediamo così per tutto il giro. Ho completato il terzo giro e ho terminato con 8 maglie basse. In questo quarto giro andrò a lavorare le maglie basse sottostanti senza creare nessuna riduzione. In questo quinto giro andrò a creare delle riduzioni, 6 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Quindi questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta,
quarta, la quinta e la sesta. Adesso facciamo la riduzione, entriamo, prendiamo il filo e non chiudo. Maglia successiva, prendo il filo e non chiudo, 3 maglie e chiudiamo. E procediamo per tutto il perimetro realizzando 6 maglie basse e una riduzione. Completo il giro con 7 maglie basse. In questo sesto giro andrò a lavorare le maglie basse sottostanti senza creare nessuna riduzione. In questo settimo giro andrò a lavorare 5 maglie basse e una riduzione. Nel caso in cui la circonferenza del polsino andasse bene, proseguite con le maglie basse sottostanti fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Ho completato il giro con una riduzione. In questo ottavo giro andremo a lavorare 4 maglie basse e una riduzione. Ho completato il giro con una riduzione. A partire dal nono giro andremo a lavorare le maglie sottostanti fino ad ottenere la lunghezza desiderata. E voilà, siamo arrivati alla fine del progetto. Vi ho lasciato al nono giro e ho proseguito fino al sedicesimo. Ovviamente, in base alla lunghezza della vostra manica, dovete proseguire con i giri di lavorazione. Per quanto riguarda la manica, è lunga 50 cm. Come avete visto, questo è un progetto facile, soprattutto per i principianti. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto, se così fosse condividete e lasciatemi un like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi progetti. Vi ricordo che vi lascio tutte le info sotto il video e i materiali utilizzati li troverete nell'anteprima della community di YouTube e all'inizio del video. Se avete qualche dubbio non esitate a scrivermi sotto i commenti e vi risponderò il prima possibile. E se la realizzerete, mi piacerebbe vedere la vostra foto. Potete inviarmela tramite mail, creandoconifilati@gmail.com. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.